Salve a tutti, sono Octo di Pure Fabrizio Lara. In questo video vedremo le missioni della settimana 1 della season 7. Vedremo quali sono, come realizzarle, vedremo l'ombrello della vittoria e vedremo altre cose. Ultima cosa prima di iniziare, volevo ringraziare i 4000 di voi che mi stanno supportando come creatore nello shop. Grazie mille amici miei, sono davvero contento e entusiasta di avere così tante persone che credono in me. Detto ciò, io vi lascio subito al video. Queste sono le sfide della settimana 1 che, come vedete, io ho già completato. Raccogli un oggetto di ogni livello di rarità. Cosa molto semplice, basta giocare e raccogliere un'arma per ogni tipo di rarità nel corso delle varie partite. Niente di troppo difficile. Balla in diversi luoghi proibiti e proprio per questo ho le varie clip, quindi buona visione. E beh, la prima locazione dove è proibito ballare è esattamente in questo punto qua della mappa, su questo angolino qua misterioso. Il secondo posto dove bisogna andare per ballare senza il minimo problema è questa cima di montagna. Questo è il secondo punto dove si può ballare senza il minimo problema, ossia sopra la cima di questa montagna. Il terzo punto dove si può ballare è questo qua, ossia a passatempi pomposi in questo punto qua, esatto. Beh, lo sapete dov'è, insomma. Un altro punto dove si può non ballare è esattamente qua, esattamente in questo punto qui. Vediamo di non prenderci una cecchinata. Lo vedete di questo punto di profondo stantio. E questo è un altro punto dove si deve ballare. Avete capito dov'è? Esattamente su questo monte di Borghetto Bislacco, bla 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 bla. Un altro posto esattamente qui, vicino a Bosco Blaterante, su questa montagnola qua, famosissima. Cioè, dai, avete capito dov'è, insomma, guardatela, sapete subito qual è, la riconoscete lontano un miglio. E non molto lontano dalla rupe, esattamente qui dove c'è il gelataio, prima di Rapide Rischiose, c'è un'altra postazione dove ballare. Gioca partite con almeno un'eliminazione, facilissima. Fase finale, balla in cima a un sottomarino. Allora, in questa missione dovrete ballare in tre posti diversi. La prima in una corona di camper, la seconda su una tartaruga gigante, la terza su un sottomarino. E anche per questo ho le clip, quindi buona visione. La prima locazione dove andare a ballare è sopra una corona di camper che si trova vicino a Yemen, in questo lato della mappa. Ho preso un aereo per andarci perché faccio prima. Ed è esattamente questo il posto esatto. In questo luogo della mappa bisogna andare a ballare. Questa sarebbe la corona di camper, tipo. Il secondo passo sarà trovare una tartaruga, e la tartaruga si trova esattamente in questo punto della mappa, sopra il rifugio ritirato sotto Bosco Blaterante, ed è una specie di piramide strana, molto bella. Eccola qua. Niente male. E la terza parte della sfida è ballare sopra un sottomarino. Ed è, diciamo, l'ultima cosa che mi manca per completare la sfida. Ed è anche lì che si trova l'ultima stella segreta, diciamo, del Battle Pass. Quindi andiamo subito a questo sottomarino. Che io l'avevo detto subito fosse un sottomarino. C'era gente che pensava fosse un aereo. Come fai a dire che è un aereo? Si vede palesemente che è un sottomarino. Ed eccolo qui. E lì si trova anche la stella segreta del Battle Pass. Non so se me la fa ottenere subito, perché devo ballare e poi ho completato tutto. Vediamo un po'. Allora. Buono. Infligge danno colpo alla testa agli avversari, veramente facile. Fase finale, cerca una consegna di rifornimenti. Questa qua è una serie di cose che dovete fare, ma molto molto semplice, non c'è bisogno di farvelo vedere. Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati, ossia basta eliminare i nemici in diverse città. Una volta che le avrete completate tutte, avrete a disposizione la possibilità di trovare la stella segreta del Battle Pass. Questa stella si trova esattamente in cima al sottomarino. Questa è la schermata di caricamento. E esattamente sulla cima di questo sottomarino si trova la stella. Quindi non dovreste avere problemi a trovarla. E questo è il deltaplano che si vince appunto facendo una vittoria nella season 6. Che è un deltaplano a forma di testa di pupazzo di neve. Molto figo. Anche oggi ringraziamo la pura fibra della Nansuron qua. Grazie mille per essere iscritti. Noi siamo già in 180.000 che siamo sempre più. Commentate con quello che ne pensate voi di queste missioni. Se vi sembrano più facili o più difficili di quelle precedenti. Lasciate un piace se vi è piaciuto il video. Condividetelo con i vostri amici che devono fare ancora le missioni. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!